Ciao a tutti, video in tema camper, un'altra mia ricerca, la seconda puntata delle mie ricerche. Sono capitato per caso davanti a una rivendita di camper e ho fatto un giro dentro, così, per curiosità. Sono entrato, ho chiesto informazioni su camper usati, ho specificato che avevo 10.000 euro di budget e ho accennato che volevo un camper puro. E purtroppo nella rivendita non ne avevano di usati, tutti mansardati, un motorhome, varie cose, ma nessun camper puro, quindi è andata male. Poi chiacchierando con quel personaggio, un bravo venditore, ha detto per curiosità te ne faccio vedere uno nuovo, cioè che ho qua in vendita, 43.000 euro. Horizon H307 è il modello, e l'ho visto, notevole ovviamente, si fa comprare, abbastanza succulento. Peccato che non c'ho i 47.000, i 43.000 euro, vabbè, comunque. Poi sono tornato a casa, ho guardato in internet e ho tirato giù qualche foto, adesso ve la faccio vedere. È proprio bello, è elegante, moderno ovviamente. Qua neanche si nota, sul tetto c'è il letto, questo qui è il letto, poi più avanti c'è un'altra foto dove si vede, poi c'è un letto matrimoniale anche dietro, la cucina completa, vari mobili, ovviamente tutti gli spazi utilizzati, un bel frigorifero, insomma c'è tutto. Le ottime rifiniture, questo è il letto dietro, il bagno con una doccia abbastanza capiente che non si vede nella foto, ma e qua c'è il letto tirato giù, il letto frontale con il separé, qua nella foto qua si vede benissimo, troppo bello, questo è veramente forte. E guardate com'è sfruttato tutto lo spazio, si vede che è roba moderna, nuova. Qui addirittura questo qui è una parte che si alza e quindi tutto il passaggio rimane aperto, si può caricare in lunghezza. Proprio fantastico, peccato non poterselo permettere. Visto che è bello, peccato che... vabbè, insomma, 43.000 euro. Averli volentieri lo comprerei, però non ce li ho. Per 10.000 euro invece devo cercare altro, e così cercando un po' in giro in internet ho trovato un Iveco, un furgone, cioè un camper in un furgone Iveco, che ha attirato la mia attenzione. Non sono tanto convinto, costa poco, però è un po' troppo vecchio e c'è un po' troppa manutenzione da fare, però è notevole, cioè potrebbe essere adatto alle mie esigenze. Vi faccio vedere qualche foto. Allora, eccolo qua. Bellino fuori. È anche abbastanza... cioè, sembra tenuto bene, anche se poi in effetti dicono che c'è un po' di lavori da fare. Non è neanche piccolino, perché ha... il passo non è molto lungo, ma è abbastanza... poi c'è la coda lunga. Ben fatto esternamente, neanche troppo appariscente, e poi c'è il letto basculante come mi piacerebbe, non so bene se i tiranti sono rigidi o sono delle corde, dei nastri, però insomma è notevole. Con tra l'altro dietro, vedete sopra e sotto, qualcosa che sembrano tipo dei tessuti separé, non so bene come, che qua poi non si vedono più, qui si vede la cabina. Quindi, non so, probabilmente scendono insieme al letto. Quindi, notevole, anche se è vecchiotto, una disposizione così è forte. Ovviamente tutta la cucina completa, un armadio, la stufa, il frigorifero sotto, i fuochi sopra, il lavandino, insomma c'è tutto qui in alto si vede il letto, una parte di letto. E qui dietro, con una porta divisoria, qui c'è probabilmente una doccia, c'è tutto il bagno e c'è una parete che separa il divano letto,
Sembra le porte che si aprono, ovviamente le due queste sono le due porte dietro, e questa qua, se si apre, dà la possibilità di caricare in lunghezza, che non è male poter caricare in lunghezza. Quindi con la porta qui che vediamo centrale, questa qua aperta, si riesce a caricare in lunghezza. Questo è il divano che si vede da dietro. Qua c'è un po' di spazi per mettere roba. È notevole, anche se il divanetto qua e la dinetto un po' strettina, però tanto io sono da solo, quindi va più che bene. Ah, questa foto qua si vede bene il bagno. Sembra appunto che ci sia la doccia, non si capisce bene. Qui sembra che ci sia per la possibilità di attaccare il tubo dell'acqua con il dosatore, diciamo. E in basso vedete che sembra ci sia, sotto il tappeto, sembra ci sia una roba di scolo tipo di legno, quindi sembra che sia una doccia. E se è così, e penso che sia così perché è abbastanza grande, è un bello spazio, è veramente comodo come spazio, cioè non è piccolo, non è per niente piccolo. Insomma, vabbè, lasciando perdere 43.000 euro del Horizon H307, che l'abbiamo guardato perché è bello e perché fa gola, ma non certo per comprarlo, perché è solo più di 4 volte il mio budget. Vabbè. L'altro invece purtroppo è bellino, sarebbe adatto, abbastanza adatto, non è enorme, però insomma, potrei tranquillamente adattarmi, però nella descrizione in effetti è un po' vecchiotto e ha un po' di lavori da fare. Un po' di manutenzione da fare, probabilmente anche costosa, quindi veniva venduto a poco, prezzo era basso, però non voglio rischiare, preferisco prendere qualcosa di un po' meglio. Il letto basculante mi tenta parecchio perché quello è molto comodo, perché sparendo in alto sopra lascia un sacco di spazio, diciamo libero per un secondo uso di quello spazio, quindi diciamo, penso che il letto basculante sia la cosa più interessante da avere in un camper, perché proprio dà la possibilità di avere un letto sempre pronto, ma che poi sparisce e riutilizzare lo stesso spazio, quindi mi piacerebbe, insomma. Vabbè, comunque continuerò a cercare, a fare le mie ricerche. Per questo video è tutto, erano questi due quelli che volevo farvi vedere, poi ci rivedremo in qualche altro video. Grazie della visione, al prossimo video, ciao!